Allora, eccoci qua. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Innanzitutto grazie a Silvia Mattia per essere venuta da noi. Per noi è un grande piacere e anche onore averla qui. Ho conosciuto, grazie a Donatella e a Monica, che sono delle nostre antiche, va, associate, direi che è brutto, ci hanno proposto di conoscere questa creatura meravigliosa e devo dire che per me è stata un'esperienza toccante conoscerla, quindi ho pensato che sì, che forse sì, era il caso di proporla qui ad Armonia Mundi. Perché? Perché in molti, questa è una cosa che ci tengo a dirla, in molti si propongono, molti medium ci chiedono di fare dei lavori qui ad Armonia Mundi, ma io ho sempre avuto delle grandi resistenze perché è un campo sottile, molto delicato, no? E quindi, però, conoscendo le mie amiche, sapevo, conoscendole, stimandole anche come persone molto serie, ho accettato di incontrare Silvia e devo dire che sono rimasta appunto molto colpita, perché quello che ho percepito immediatamente è proprio la sua purezza, quindi la sua, anche il suo grande animo, e quindi mi sono sentita pronta per fare questa esperienza con lei e mi sono sentita pronta a proporla a voi tutti, perché se vogliamo avere un contatto con le energie sottili attraverso un medium, è bene avere un medium di alto livello, e lei lo è. Quindi questa sera Silvia vi parlerà un po' di lei, vi proporrà una meditazione per farvi avere un'esperienza proprio, insomma, di una meditazione che lei guiderà per avere un'esperienza di contatto, e poi si aprirà alle vostre domande e chiaramente lo vedrete senza che ve lo dico, mano a mano che parla lei comincia a parlare. Vedete, è non vedente, no? Dalla nascita, ma io vi garantisco che ha una vista sottile che va veramente oltre. E tra l'altro è anche una bravissima cantante, ho scoperto, quindi avrà anche una voce angelica oltretutto, che prima o poi ci farai sentire, vero Silvia? Allora, io adesso vi lascio subito con lei, però volevo intanto dirvi che qualche volta verrà da noi per degli incontri individuali, per cui chi ha desiderio dopo di avere un incontro con lei, ne parliamo magari fuori, e viene il 4 e il 13 giugno, ma già sono quasi tutti occupati, ho solo 3 appuntamenti liberi in queste 2 giornate, però poi tornerà a luglio anche, quindi se avete desiderio di avere un contatto individuale con lei, una sessione individuale con lei, poi dopo ne parliamo. Ma quello che mi premeva molto dirvi è che faremo anche dei seminari con Silvia sulla medianità. Il suo primo corso sarà il 21 e il 22 settembre e ci sarà, poi ci parlerai anche di questo, vero? Illustro il corso, che riguarda prima di tutto la comunicazione con gli angeli, scusate, perché praticamente il metodo che ho appreso dagli angeli e dalle scuole che ho frequentato, proprio per una questione di protezione, nell'insegnare a chi vuole il contatto con i defunti, è necessario e prerogativa avere prima di tutto il contatto con l'angelo, perché l'angelo è l'energia che ci protegge e fa in modo che noi abbiamo dei contatti puri con i defunti. Ed è una cosa molto importante, ma anche molto bella. Adesso ve ne parlo. Esatto. Okay. E quindi questa prima parte del seminario, come vi diceva, di contatto con gli angeli, ci sarà il 21 e il 22 settembre. Okay. Mentre l'altro seminario sulla medianità ci sarà il 26 e 27 ottobre. Ho comprato questi occhiali pensando che fossero comodi, invece non è così. Mi sono pentita. Ok, quindi grazie di nuovo a tutti noi, grazie Silvia. Grazie mille. Per essere grazie qua. Mille. E se... Oh, quanti siete!
Sì, sono tanti. Infatti. Quanti siete? Mi raccomando, Silvia, vi servirà la musica per la meditazione, basta che tu sì, lo dica sì, sì. E c'è Donatella che... Ok. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Intanto anch'io vi ringrazio di essere qui. Vi assicuro, non è una cerimonia, cioè non è retorica. È che nel momento in cui si entra in una dimensione come questa, nel momento in cui voi siete qua con me, voi avete accettato un patto di fiducia. Un patto di fiducia significa che siete entrati qui, in questa stanza, in una disposizione mentale di apertura, e vi assicuro che questo non è poco. Non è poco soprattutto in questi tempi in cui ci sembra che tutto stia franando, no? Abbiamo un po' la sensazione di essere persi, abbiamo un po' la sensazione che le cose non vadano molto bene, almeno a livello generale, poi singolarmente invece mi auguro che sia esattamente l'opposto. Però è un periodo in cui generalmente si ha un po' di sconforto, soprattutto per noi che comunque abbiamo a che fare con la spiritualità. E allora che cosa succede? Succede che quando si partecipa ad un evento, in realtà si cede un po' di energia positiva all'universo. Questo è un messaggio che già adesso mi sta arrivando per voi, cioè evidentemente avete un'energia molto alta, siete molto attenti, siete anche curiosi, perché mi sta arrivando proprio in questo momento un messaggio dai vostri angeli per cui ognuno di voi riceverà un piccolo dono, qualcosa che ha a che fare con l'interiore, quindi un piccolo conforto, qualcosa che si potrà sbloccare, ma in cambio voi state dando in questo momento energia di luce, energia all'universo, solo per essere qui. È qualcosa di particolare, effettivamente è difficile da capire, ma ognuno di voi, nel momento in cui è venuto qui, ha sacrificato un po' del proprio tempo. E non, può sembrare una sciocchezza, può sembrare un qualcosa di dice, ma come, io ci volevo venire, non ho sacrificato il mio tempo. Invece non è così, perché avete fatto una scelta. Qual è il discorso? Che in questo momento storico è difficile fare delle scelte, siamo piuttosto trascinati, no? È più facile fare delle scelte, diciamo, che non sono veramente delle scelte, siamo piuttosto trascinati. E invece voi in questo momento, tutti che siete qua, avete scelto di esserci e avete scelto di aprirvi, quindi già questo vi dona energia. E questo è un messaggio, è un messaggio anche di ringraziamento da parte dei vostri angeli, perché adesso vi comincerò a raccontare, però mi preme dirvi che l'angelo non è soltanto un'energia che protegge, che aiuta, questa è la parte che più si conosce, ma l'angelo è un'energia che ci chiede anche collaborazione per rendere più bello l'universo e per rendere, ci dicevano anche in canalizzazione, la terra un giardino. E quindi quando noi facciamo questi corsi spirituali, quando noi ci interessiamo, quando noi leggiamo una pagina e rimaniamo incantati magari da quella pagina, noi non sappiamo, non ci rendiamo conto, ma stiamo dando energia all'universo. Il nostro interesse per ciò che è luce è energia all'universo. Questo messaggio evidentemente sta arrivando perché magari in mezzo a voi in questo momento potrebbe esserci qualcuno che magari si sta domandando, ma sto facendo la cosa giusta, o che magari deve prendere una decisione importante, o che magari vive un momento di smarrimento, ed è come se proprio a voi in questo momento vi viene detto sì, che state facendo la cosa giusta, sì, che potete continuare sul vostro cammino e che sicuramente avrete dei riscontri importanti. E questo non è poco, appunto, in questo periodo così particolare e così difficile. Però è difficile, diciamo, solo dal punto di vista, diciamo, più esterno, perché in realtà poi abbiamo tanti strumenti e gli angeli sono proprio qui per farci capire questo, cioè per farci capire che in realtà viviamo in un mondo di abbondanza, viviamo in un mondo di luce, ma a volte noi non ci rendiamo conto di tutto questo e rimaniamo chiusi, diciamo così, nel nostro pensiero.
E Marina vi ha già detto quello che succederà, quello che faremo oggi, ma oggi appunto è più che altro un modo di conoscerci, e vi ringrazio ancora per essere qui, perché ve lo dico, mi arriva veramente una forte energia di sostegno, e vi assicuro non è sempre così, perché mi è anche capitato invece in altre situazioni dove c'era una forte energia contrastante. Quindi è molto bello, perché io sono su questo palco ma sono una di voi, non ho niente di diverso da voi, e voi avete le mie stesse energie, le mie stesse potenzialità, semplicemente magari in alcuni casi potreste non saperlo, non esserne convinti. E io che sono qua in questo momento, tra l'altro sono su questo palco ed è molto strano, insomma, perché in genere sono sempre in basso, questa è la prima volta in cui sto in alto e mi fa pure un po' strana questa cosa, però vi sento molto vicini, quindi mi rassicura questa cosa e mi dà energia. Quindi voi in questo momento che siete qui siete indispensabili, e questa è un'altra cosa che poi impareremo, che poi vi impareremo anche nel corso, ma che magari anche oggi ne potremo parlare, nel senso che l'energia è sempre reciproca. Il medium è una persona che è un canale, ma più l'energia è alta, più l'energia è disponibile, più il messaggio arriva chiaro, arriva puro, arriva luminoso. Più l'energia è bassa, più c'è confusione, più c'è magari risentimento o rabbia, e più l'energia arriva distorta e più i messaggi non sono chiari, e magari poi possono esserci addirittura situazioni di fraintendimento, ma non è questo il caso. Allora, io mi chiamo Silvia, come vi ha detto Marina, e da poco, diciamo, non mi piace dare delle definizioni, però appunto sono una medium, cioè ho, diciamo, questa possibilità di contattare, di sentire, di avvertire le energie sottili. Quindi energie sottili significa tutto quello che è intorno a noi. Noi non siamo soltanto un corpo fisico, noi siamo un corpo fisico, il corpo fisico che ci permette di essere qui, di sperimentare tante cose belle come il respiro, i colori, il sole, il mangiare, il camminare in mezzo a un prato. Questo è tutto quello che ci permette il corpo fisico, però abbiamo anche una grande realtà che è tutta una serie di corpi sottili che non vi sto a spiegare e che ci permettono il contatto invece con una serie di chiamiamole così, di entità, di esseri, e che in generale viene dato a tutto questo il nome di mondo invisibile. Ecco perché ho deciso di chiamare questa conferenza Incontro col mondo invisibile, perché del mondo invisibile in realtà facciamo parte anche noi. Noi siamo un'energia, noi a volte ci dimentichiamo di questo, noi siamo un'energia, e ci dicono gli angeli, siamo un'energia influenzante, cioè quello che pensiamo ha una conseguenza su di noi e sugli altri. Però questo non ci deve spaventare. Noi spesso quando ci viene detto questo, perché l'avremmo letto dappertutto, insomma è quasi una moda, no? Dice il pensiero positivo, però dice, ma che vuol dire? Vuol dire che se ci disponiamo in una dimensione di apertura, ma anche di accoglimento, cioè l'apertura che cos'è a volte? È anche sospensione del giudizio. Se noi mettiamo in una situazione di apertura, di sospensione del giudizio, noi riceviamo e nel ricevere diamo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche nelle situazioni più strane, come quella per esempio che a Roma è una delle più comuni, quella di essere in mezzo al traffico, dove magari abbiamo 300 macchine che ci suonano, non sappiamo come spostarci, non sappiamo come fare, in quel momento ci viene tanta rabbia, no? E quindi magari rispondiamo male, anche noi magari ci disponiamo male, quindi poi ci disponiamo male, cominciamo magari ad arrabbiarci, poi andiamo in ufficio, la giornata va male, poi torniamo a casa, ci siamo dimenticati di comprare una cosa e poi litighiamo con chi ci è vicino e non sappiamo perché. Questo perché senza rendercene conto abbiamo innescato una serie di eventi che ci hanno portato ad entrare in risonanza con energie più basse. Però noi non siamo queste energie basse, noi ci siamo soltanto entrati in risonanza.
Ora, siccome questo meccanismo noi non sempre lo conosciamo, o se lo conosciamo teoricamente magari non ci rendiamo conto di sperimentarlo, allora che cosa succede? Succede che molto spesso finiamo in situazioni non volute che a lungo andare, se praticamente vengono portate avanti sempre in maniera incosciente, alla fine ci portano a situazioni che possono essere più difficili, cioè può succedere che magari attraversiamo un momento di isolamento, può succedere che al lavoro non ci danno una gratificazione che stiamo cercando, può succedere che con i figli cominciamo ad avere un rapporto di non buona comunicazione. E allora qual è il punto? Come si fa a interrompere tutto questo? E la risposta generalmente è: mantieni il pensiero positivo, vai nella natura, respira, leggi libri. Questi leggi libri che hanno un orientamento al positivo e sono cose giustissime. Però c'è una via un po' più breve, che è la via degli angeli. Cioè, gli angeli sono questa energia che, una volta che l'abbiamo contattata, è come se porta nella nostra vita una magia secondo la quale, ed è reale, non è qualcosa che mi sto inventando, poi lo sperimentiamo insieme quando faremo il primo avvicinamento all'angelo, oggi faremo questo. Praticamente cosa succede? Che anche quando abbiamo una situazione che non risonante con quello che noi vorremmo essere in quel momento, l'angelo ci solleva, ci dà un input, qualcosa che ci porta a rientrare subito in risonanza con l'energia che ci appartiene. Allora però qual è il problema? Dice sì, ma come facciamo a saperlo? Cioè, io come faccio a sapere che sto parlando, che sto contattando un angelo? Magari qualcuno in questo momento penserà di voi, vabbè, per te è facile, anzi sicuramente qualcuno lo pensa qua, per te è facile, tu contatti gli angeli, è tutto molto più facile per te, la via è facilitata. Non è così, perché il contatto con gli angeli è comunque una relazione, le relazioni si costruiscono, le relazioni migliori sono quelle che si costruiscono, non quelle che si improvvisano. Questa è anche un'altra cosa importantissima: improvvisare è sicuramente bello, ma costruire ed essere coscienti di ciò che si fa e di ciò che si è superiore. Allora, il contatto con l'angelo che cos'è? È accorgersi chiaramente di avere un'energia che c'è accanto, sperimentandola, ed è anche però imparare a percepire come ci arrivano quelle risposte, dove ci arrivano quelle risposte, e soprattutto imparare a percepire che ognuno di noi, come avevo anche scritto nella presentazione della conferenza che avete letto sicuramente, è un essere unico. Quindi gli angeli, in particolare, comunicano con noi tramite ciò che siamo, tramite quello che più è vicino a noi, che meno ci fa sforzare. Ecco perché è importante il contatto, per me, in qualsiasi forma di medianità, è importante il contatto con l'angelo, perché l'angelo non ci fa sforzare, l'angelo trova i punti di apertura, i nostri punti di apertura, e comunica con noi. Come lo fa? Lo fa attraverso dei canali. Ognuno di noi ha il proprio canale preferenziale. Generalmente i canali sono tre: quello percettivo, quello fisico e quello uditivo-visivo. Il canale percettivo, quindi, è l'intuizione. Quando noi andiamo a contattare un angelo, quando noi incontriamo il nostro angelo, quando noi lo contattiamo, magari stiamo vivendo un momento difficile e chiediamo cosa posso fare per risolvere questa situazione, e immediatamente ci arriva una risposta che sembra come una sorta di pensiero logico, come un discorso interiore che qualcuno ci fa. Non è in quel caso l'angelo propriamente che parla, l'angelo emana una vibrazione e noi traduciamo quella vibrazione. E in quel caso, se noi per esempio siamo persone molto intellettuali, molto razionali, è probabile che l'angelo ci parla per quello che conosciamo. In questi casi, che cosa può succedere? Può succedere che quando abbiamo bisogno
di una risposta e non riusciamo proprio a sentire questo angelo che ci parla, ci arrivano, per esempio, a me è capitato spesso, delle comunicazioni su libri. Magari andiamo in libreria, sarà capitato a tutti, andiamo in libreria e siamo lì, magari neanche sappiamo perché ci siamo entrati, troviamo un libro e quello è un libro che in quel periodo della nostra vita ci aiuta a risolvere delle cose significative e noi non ci avevamo neanche pensato. Quella è una comunicazione angelica. A volte invece può succedere che la comunicazione avviene per esempio attraverso proprio l'udito. Quindi noi, e queste sono delle forme semplici che vi sto elencando, quindi noi per esempio abbiamo sempre bisogno di una risposta o magari pensiamo a un amico in difficoltà e diciamo nei limiti del libero arbitrio, questa è una cosa poi che andiamo a spiegare, chiediamo all'angelo di poterci aiutare su quel fronte, o perché siamo in difficoltà con questo amico, o perché questo amico in sé è in difficoltà e noi vorremmo aiutarlo, e magari ci arriva, non so, può essere che stiamo guardando un film e ascoltiamo un discorso e quel discorso è proprio la soluzione che stavamo cercando. Oppure magari una canzone, questo capita anche con i defunti, cioè nel senso a volte quando noi abbiamo bisogno di, sentiamo magari c'è una persona cara che è nell'altra dimensione, noi ci stiamo pensando e la radio magari in quel momento arriva proprio la canzone che magari ascoltavamo con quella persona, quello è esattamente un contatto ed è un contatto uditivo. Poi esiste il contatto visivo, appunto magari possiamo vedere per strada, per esempio, vi faccio questo esempio, prima di iscrivermi qui ad Armonia Mundi, prima di venire qua, qualche settimana prima, parlavo di questa cosa, di questa possibilità, e ovviamente io vi dico, sono una come voi, quindi non ho niente di più di voi, e parlavo appunto col mio compagno e gli dicevo chissà poi se questa cosa sarà fattibile, insomma bisogna vedere, e mentre dicevo questo è passato un camion, qualcosa che diceva credere nella forza del possibile. Quello è proprio un messaggio e di queste situazioni ce ne sono tante, ma noi non ci facciamo caso. Queste sono le situazioni più facili, nel senso in cui noi, diciamo, più facilmente scartabili, cioè noi le bolliamo come coincidenza, diciamo no, ma questa è una coincidenza e quindi non è così. E invece dovremmo restare aperti e dire no, però qualcosa di particolare c'è, e accogliere senza per forza metterci sopra, cioè andare, noi facciamo anche un altro errore, certo, un errore insomma non è proprio un errore, diciamo che tendiamo magari a interpretare, ma allora se è successo questo vuol dire questo, no, gli angeli sono molto più semplici, molto più diretti nella loro semplicità, ma sono esseri di una grande energia e sono esseri molto potenti, che però si manifestano a noi secondo il modo in cui li possiamo percepire, e quindi sospendiamo il giudizio e lasciamo che arrivi, diciamo, quello che deve arrivare, però siamo chiari nella domanda. Quando abbiamo bisogno di aiuto, siamo chiari nella domanda, e soprattutto, questa è la cosa più difficile, cerchiamo di non dare la risposta, cioè e questa è la cosa più difficile, lo so, a volte magari vi faccio questo esempio tratto dalla mia vita, poi mi racconto, ho cominciato così, vi devo raccontare di me, a me succede sempre questo, poi mi arrivano le ispirazioni e vado a braccio. Prima fino a qualche anno fa vivevo sulla Tuscolana, non so se qualcuno di voi la conosce, ma è una zona molto molto trafficata. E per molti anni ero lì e stavo molto bene perché mi sentivo, diciamo, autonoma, c'era la metro, mi spostavo e tutto quanto. Però quando poi ho cominciato a prendere, diciamo, seriamente questo fatto di lavorare con l'energia sottile, ho cominciato a sentirmi in difficoltà, non stavo più bene, e questo è anche un altro discorso importante, l'ambiente in cui viviamo, le energie che ci sono. Non stavo bene, ero sempre triste, c'era qualcosa che non andava. Quindi a un certo punto ho capito che nella mia vita era importante cambiare casa.
E volevo una casa però particolare, cioè volevo una casa che avesse il verde, volevo che ci fossero i negozi vicini, volevo che per me fosse facile per spostarmi, e volevo pure un prezzo basso. Quindi, no, quindi non era facile, insomma. E all'inizio ho provato da sola, quindi con le mie forze ho cercato questa casa e non la trovavo. E a un certo punto ho chiesto ai miei angeli e mi dicevano: guarda, però, che perché ogni volta che cercavo una casa dicevo: no, ma questa casa sì, sarebbe bella per me, però non ce la posso fare, non ce la faccio con i soldi, oppure no, non ce la faccio perché non so, qui non c'è l'autobus, cioè trovavo sempre un ostacolo. E finché appunto connettendomi al mio angelo mi diceva: sei tu che me che non, perché io, no, perché la cosa bella era questa, mi lamentavo e dicevo: non mi state dando aiuto, non mi state dando aiuto. Questa è una cosa che facciamo tutti, cioè vi sto dicendo queste cose proprio per farvi capire che i medium sono esseri umani, non stanno su una sfera, diciamo, vivono le stesse difficoltà che viviamo tutti, cioè. E quindi quando dicevo: non mi state dando aiuto, non mi state dando aiuto, la risposta è stata: sei tu che non ti stai dando aiuto, perché stai orientando la tua vita in modo tale che tutti questi muri che stai mettendo col pensiero, tutt'al più ti attirano una stessa casa sulla Tuscolana, ma non ti fanno trovare quello che stai cercando. E allora ho detto: vabbè, ma che cosa posso fare? E mi hanno detto solo: disponiti e affidati. Ho fatto questo e vi assicuro che, adesso voi non vi conoscete, ma vi assicuro che ho un carattere molto, sono molto, mi dicono tosta come persona, nel senso che sono una persona che fa tante difficoltà, insomma, e ne trova sempre una, sono molto cavillosa. E che cosa è successo? Che 2 giorni dopo che mi era stato detto di affidarmi, ho trovato un annuncio banalissimo su Immobiliare di un privato, e praticamente ho visto questa casa che era bellissima, questa persona che aveva già diverse proposte, ho detto che ero interessata, c'era tutto un discorso sui prezzi e tutto quanto, questo mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, io non so perché, ma stanotte ho fatto un sogno in cui vedevo te in questa casa e con mia moglie ho capito che proprio ci dovevi essere tu. E vi assicuro, questo è successo sul serio. Quindi, ed è proprio il fatto, non è che succede a me perché sono io, perché sono buona, no, non sono buona assolutamente, cioè non ho questa aura celestiale, cioè nel senso, chi mi conosce, infatti sono un mezzo, ecco, non bisogna mai confondere il mezzo, il canale con l'umano, cioè nel senso, umanamente si possono avere tanti difetti, ci possono essere conflitti, ma l'importante è rendersi puri nel momento in cui si vuole davvero ricevere aiuto. E diciamo che gli angeli vengono spesso chiamati per ricevere aiuto, però gli angeli hanno anche un'altra importante funzione per noi, che è quella di aiutarci a sbloccare la nostra vita. Perché? Perché gli angeli vogliono il bene per noi, cioè l'angelo è un'energia, è come se fosse immaginate un genitore o un innamorato, però l'innamorato è più lo spirito guida, poi questa distinzione adesso la facciamo. Immaginate però un genitore che ci ama così tanto da accettarci così come siamo, da volere il nostro bene, e quindi da volere che il nostro bene, che noi ci sviluppiamo secondo le nostre più alte potenzialità, però lasciandoci vivere completamente la nostra vita, anche lasciandoci sbagliare. Questa è l'energia dell'angelo. Allora, quando noi entriamo in contatto con questo essere meraviglioso, che cosa succede? Succede che la nostra vita comincia piano piano a sbloccarsi. E che cosa vuol dire che si sblocca la nostra vita? Vuol dire sì che ci succedono delle cose belle, particolari, che abbiamo la sensazione della magia, che ci sembra di danzare con l'universo, cioè l'energia dell'angelo dà tutta una serie di questi, diciamo, effetti, io li chiamavo effetti, diciamo, io non ho mai fumato niente di strano, però sono tipo
sono tipo questi effetti così, cioè di sì, esatto, neanche allucinogeni. Quando tu, è come quando tu quando tu hai quell'ebbrezza, no? Quell'ebbrezza leggera di quando magari, che ne so, bevi un bicchiere di vino in più, ti senti felice senza, non sai perché, ecco, questo è un po'. Ma ovviamente adesso mi prenderete per blasfema sicuramente, perché il paragone non è proprio corretto, però è per farvi capire, no? Che c'è questa, sicuramente questa dimensione inizialmente, però per non farla sfumare, perché come tutte le cose poi a un certo punto uno si abitua, no? Dice vabbè, e poi, e quindi, però appunto gli angeli appunto hanno questa funzione di aiutarci, se vogliamo, tutto se vogliamo, perché questo è il discorso poi del libero arbitrio, e ci aiutano a sbloccare la nostra vita. E come lo fanno? Lo fanno aiutandoci a portare a coscienza delle cose che magari noi non sapevamo che ci fossero, no? Per esempio, io magari posso essere in grande conflitto con una persona e magari a questa persona non gli parlo più. Poi a un certo punto magari comincio a lavorare con gli angeli e magari da un pensiero, da qualcosa che faccio, mi viene in mente e comincio a sentire che in realtà questa persona, io ci sono in conflitto perché magari richiama un atteggiamento che a me non piace, che però a un certo punto comincio a vedere che quello è anche il mio atteggiamento. E allora quella persona che cos'è? È uno specchio. E allora cosa succede? Che quando io comincio a vedere che in realtà quello è il mio atteggiamento che io vedo nell'altra persona e che mi dà fastidio, cioè se magari io sono molto severa con me stessa, proprio così, perché questo è anche il caso mio, sono molto severa, uno è molto severo con se stesso, ti capita magari in ufficio il capo che è terribile, tu dici ma guardate questo, cioè è insopportabile, non so come fare. Quando andiamo a contattare l'angelo chiedendogli aiuto su questa situazione, magari capita una cosa stranissima, una cosa molto particolare, che magari una persona ci viene a dire però tu secondo me sei troppo rigido, guarda tu l'altra volta mi sei sembrato troppo severo. E tu là per là rispondi e dici no, io, ma che stiamo scherzando? No, ma io no, io sono una persona tranquilla, non lo farei mai. E a un certo punto invece ci rendiamo conto non tanto che siamo severi con quella persona o che il capo ufficio, per dirne una, è rigido con noi, ma che siamo noi che siamo rigidi con noi stessi, che siamo noi che non riusciamo a perdonarci, che siamo noi che siamo arrabbiati, che siamo noi che ci accusiamo, ci incolpiamo. E guardate, tutto questo noi ce lo portiamo così tanto dentro da non esserne coscienti. E quindi noi viviamo spesso una vita in cui siamo in combutta col mondo, senza capire che magari il mondo nemmeno ce l'ha con noi, però ci creiamo delle situazioni così particolari che invece basta solo avere pazienza con noi stessi. E l'angelo ci insegna proprio questo, ci insegna, sbloccando queste situazioni, ad accoglierci, cioè ci fa sentire così amati che noi a un certo punto riusciamo piano piano, è molto graduale l'approccio dell'angelo, non è una psicanalisi. La psicanalisi io l'ho fatta, è qualcosa di molto molto più anche che dà dei forti scossoni, è molto più dura la psicoanalisi ed è anche molto più mentale. L'angelo è una scintilla di luce, è una scintilla d'amore che come una goccia gentile, piano piano, a poco, inizia a metterci in contatto con noi stessi e inizia a farci vedere quanto siamo meravigliosi, che esseri meravigliosi siamo. E quando noi lo vediamo in noi stessi questo, e quando cominciamo a sentire questo, è impossibile non vederlo negli altri, è veramente impossibile, perché quando noi iniziamo a sciogliere i nostri blocchi, perché il primo blocco che abbiamo è quello appunto di imparare, diciamo, a sentire che, per esempio, un altro messaggio degli angeli importante, imparare a sentire che l'errore, quello che noi chiamiamo un errore, non avrei mai dovuto fare questa cosa, quante persone hanno dei rimpianti, no, nella vita, se avessi fatto questo e se non avessi fatto quello. E l'angelo ci dice guarda che quello che tu chiami errore è solo una possibilità di sperimentare, quindi non avere paura di sbagliare. Perché quando sbagli stai solo cercando un'altra strada, e quando sbagli significa semplicemente che la tua anima
ti sta dicendo che hai più vie e tu puoi sceglierne una, due, tre. E quindi da lì questo messaggio meraviglioso che una volta è arrivato da una persona che stava facendo una seduta con me e che mi prospettava una serie di cose, perché io mi diceva, insomma, io adesso ho preso questa strada, adesso io devo andare avanti per forza, e poi questo, e a un certo punto il messaggio diceva, ma puoi sempre cambiare idea, che è un messaggio semplicissimo, di una semplicità incredibile, ma che invece è proprio quello che serve a noi. Cioè, noi a volte ci complichiamo la vita e l'angelo, che è un essere puro, un essere di luce, che è nella verità, ma nella una verità così, così intensa e così amorevole, che non è una verità giudicante. Noi siamo giudicanti con noi stessi, non gli angeli. Gli angeli vogliono comunque sempre il nostro bene. Quindi, per esempio, un'altra cosa, dice, come faccio a rendermi conto quando, anche quando andate magari da qualcuno, avrete magari consultato altri medium, dice, ma come faccio a rendermi conto se quello è l'angelo? Come fate? Perché il messaggio e l'energia è un'energia di serenità. Cioè, in questo momento qui ci sono, qui siamo diverse persone, ognuno ha un angelo, quindi qui l'energia è altissima in questo momento e ci sono tanti angeli con noi, e qui si respira in questo momento un'atmosfera di serenità che sicuramente potete percepire. Poi ovviamente, chiaramente, avverto anche che ci sono un po' di qualcuno che ha un po' di pensieri, come dire, un po' assillanti. Ci sono persone qui in questo momento che hanno situazioni da risolvere abbastanza importanti, e ovviamente non entro nel dettaglio, però è chiaro che questo c'è, non è che può essere cancellato, ma in questo momento c'è anche la sensazione di un'energia che sicuramente è cambiata, e noi stiamo soltanto parlando, però sicuramente da quando voi siete, prima di entrare qua, quando siete entrati qua, mentre, diciamo, avete sentito questi messaggi che sono arrivati, che sono messaggi appunto inframmezzati nella conferenza, ma c'è comunque l'energia degli angeli, è qui con noi, avete sentito che è cambiata la vibrazione, sentite, è palpabile, c'è come se ci fosse tra tutti noi, come se ci fossero, come se fossimo tutti collegati. E quindi sì, c'è qualcuno qui che ha sicuramente qualcosa di un po' grosso da risolvere, deve prendere delle decisioni, ci sono persone, diciamo, che hanno altri tipi di difficoltà affettive, però in questo momento ci siamo tutti noi e siamo un'energia di luce, e quindi in questo momento stiamo, ve lo ricordo ancora, stiamo dando appunto luce all'universo. E quindi la semplicità degli angeli è proprio quella che sto cercando di trasmettervi in questo momento. Io non sono, cioè, sono una persona come voi, faccio un lavoro come quello che fate voi, vado in ufficio, faccio le stesse cose che fate voi, però quando sono in mezzo alle persone, cerco proprio di connettermi agli angeli delle persone, di voi in questo caso, per chiedere profondamente che sia data a voi la sensazione, prima di tutto, di questa energia di luce. E in questo momento credo che anche voi la sentiate, insomma, è molto molto alta, è molto presente. Adesso faccio qualche... Che avete domande? Un milione. Comunque adesso un attimo solo, finisco, vi dico questa cosa, poi perché io quando è così non guardo il tempo, però vi darò spazio anche per le domande, vi do spazio per tutte le domande, e poi facciamo questa bella meditazione che ci danno i vostri angeli, non so che cosa ci diranno, nel senso che non ho preparato niente, io quando faccio queste cose mi lascio proprio ispirare da loro, e quindi poi capiremo che cosa mi dicono, che sentirete questa energia dell'angelo. E ancora due cose su quello che cos'è il mondo invisibile, cioè che cosa c'è in questo mondo invisibile, perché si chiama mondo invisibile. Ovviamente si chiama mondo invisibile perché non è
possibile vederlo, ma non è soltanto un fatto fisico, cioè non, io pure non ci vedo, ma non vivo nel mondo invisibile, ringraziando Dio. però praticamente il mondo invisibile è un mondo che non si può percepire con il corpo, cioè, o meglio, non è del tutto vero, non è del tutto vero, ecco, mi stanno, diciamo, ragguagliando su una cosa, mi sono dimenticata di dirvi che anche il corpo può dare dei segnali, nel senso che quando noi percepiamo gli angeli, quando percepiamo le energie, anche quando ci può capitare di non vedere niente, di non sentire niente, magari abbiamo un calore, una sensazione, un brivido, e quello è il nostro corpo che praticamente riceve il segnale, che riceve l'energia. Quindi il nostro corpo c'è, non è che non c'è, però a volte deve disporsi, perché l'energia è alta, quindi a volte deve disporsi. Però questo è più un discorso che ha a che fare soprattutto con i defunti, perché invece gli angeli trovano sempre la via per farsi sentire. E quindi il mondo invisibile, appunto perché non è facile, diciamo così, percepirlo fisicamente, perché noi siamo fatti di un corpo fisico, siamo abituati ai nostri sensi, l'udito, la vista, il tatto, l'olfatto, il gusto, questi famosi cinque sensi, e poi ci dicono che c'è un sesto senso, nel mio caso sarebbe il quinto, ma comunque vabbè, un sesto senso. E in realtà non è veramente un sesto senso, cioè noi abbiamo un corpo fisico, che è quello che ci permette di essere qui, ve la faccio molto breve, poi abbiamo un corpo eterico, cioè un corpo quasi fisico, diciamo un'energia più sottile ma un po' più grossolana, che dà vita al nostro, che mantiene in vita il nostro corpo, e poi abbiamo un altro corpo che è il cosiddetto, diciamo così, corpo astrale, che è un corpo invece molto molto sottile, e che questo è il corpo che ci permette di avere il contatto con le energie sottili. Ora vi sto facendo questo discorso, voi ascoltatelo e poi dimenticatelo, perché è un discorso, diciamo così, di letteratura, un discorso quasi, diciamo, per chi ha curiosità, diciamo tra virgolette, scientifiche, anche se non è una scienza, perché in realtà quello che conta alla fine è il cuore. Però per farvi capire qual è e perché è così difficile avere questi, perché sembra così difficile avere questi contatti, perché quando noi abbiamo questo contatto, non è che non sono gli occhi, le orecchie che si attivano, si attiva la nostra parte più sottile. Questa parte più sottile va a sollecitare il corpo eterico sollecita praticamente l'inconscio, e l'inconscio sollecita il corpo fisico dandoci dei simboli, delle immagini, delle sensazioni, delle parole, quello che arriva. Ora, quando si contatta una energia, quando si contattano gli angeli, quando si contattano gli spiriti guida, nel caso in cui si volessero contattare i defunti, oggi non lo faremo, non contattiamo nessun defunto, a meno che veramente non arrivi qualcuno che proprio abbia un'urgenza, ma tranquilli, non contattiamo nessun defunto oggi. E quando succede questo, cioè quando si contattano queste energie, non è che c'è, almeno in casi particolari può esserci, ma anche lì c'è una spiegazione, ma non sono, quando arrivano per esempio dei messaggi, non sono delle voci che arrivano, cioè non sono voci nel senso che io sento una voce come quella di cui magari, come la vostra voce, no? Quando farete delle domande io ascolterò la vostra voce. Quando succede sono delle frazioni di secondo in cui si può sentire, si può avere come la sensazione di un sussurro, questo soprattutto nel contatto con i defunti, la sensazione di un sussurro, la sensazione di un tocco. Con gli angeli, per esempio, a volte possiamo avvertire la sensazione di una brezza, come quando siamo in estate in un bel bosco, ecco queste sensazioni qui. Però sono sensazioni, diciamo così, che è la nostra mente che le porta al fisico per favorirci, diciamo, la possibilità di capire, cioè la nostra mente quando diciamo non è disposta al razionale, quindi quando non si chiude troppo nel razionale, è uno strumento validissimo, perché traduce per noi tutto quello che ci viene trasmesso da questo corpo astrale, dal corpo eterico e quindi anche dall'inconscio. Quindi quando voi vi sentite dire anche da qualcuno, vedo il tuo angelo, vedo qua, vedo, sento che mi dice, sento la voce, guardate che non è una voce fisica, è una voce interiore, e a volte non è neanche una voce, è una sensazione, una vibrazione. E cosa vuol dire questo? E qui introduciamo un altro discorso importante.
il mondo sottile, il mondo invisibile e tutte le entità di luce che ci sono hanno, come dire, diciamo, è come se si esprimessero, si esplicassero per vibrazione. Tutto quello che c'è dopo, cioè la visione, e il messaggio, il sogno, tutte queste, perché anche il sogno è una modalità di comunicazione, sono tutte cose che la nostra mente, il nostro corpo e anche il nostro cuore che traduce. Quando si fa una canalizzazione, la canalizzazione è appunto la possibilità di contattare, quindi di contattare l'entità e di dare il messaggio, o magari anche di dare un consiglio di luce, cosa succede? Succede che è una vibrazione che arriva. E qual è la difficoltà in certi momenti? È che l'angelo è un essere di luce, non ha un corpo, quindi le parole non sono le sue, sono le mie, cioè sono io che dal mio vocabolario devo tirare fuori qualche cosa. E questo che vuol dire? Che per questo tante persone dicono: no, ma io non sento niente, io non vedo niente, perché non si lasciano andare, perché il primo elemento per imparare a comunicare con queste energie è quello di ritornare bambini, cioè il bellissimo gioco, insomma, piccoli, no? Facciamo finta che stiamo in un bosco, facciamo finta. Inizialmente è un po' questo, cioè ci dobbiamo lasciare andare a quello che arriva senza giudicare. Cioè quando a me quando vi ho detto: guardate, c'è qualcuno qui che ha una difficoltà, c'è qualcuno che ha difficoltà affettive, se io mi fossi lasciata bloccare dalla mente razionale che mi diceva: ma che stai a di, perché poi alla fine è sempre quello, cioè è un continuo, è così, cioè un medium che veramente lo fa onestamente, e che io penso che anche se avesse 30 anni di esperienza magari acquisisce più sicurezza, ma se è umile avrà sempre quella specie di grillaccio che gli dice: ma che stai a di, perché è lì, c'è lo sforzo, è quello di dire: e vabbè, tu adesso fai silenzio e io lascio parlare chi vuole parlare. E quindi è questo che crea in genere il misunderstanding. Tante persone vengono da me e mi dicono: io non sento niente, ma io non vedo niente. Poi invece alla fine si scopre che hanno un loro modo di sentire. Magari io ho avverto un brivido, e quel brivido io penso che sia niente, invece quello è il segnale che sta entrando appunto per me un'energia. Quindi il contatto col mondo invisibile è un contatto che prima di tutto, come vi dicevo prima, avviene con il cuore, cioè più che la mente. Voi vi sentirete dire: esistono tante scuole filosofiche, esistono tante scuole di pensiero, allora bisogna aprire il terzo occhio. Sì, questo c'è tutto, ma tutto questo avviene in automatico quando noi ascoltiamo il nostro cuore. Perché? Perché qual è la cosa bellissima? È che mentre noi, quando abbiamo bisogno, ne so, di una visita dal dottore, o abbiamo bisogno di una consulenza, dobbiamo comunque prenotare l'appuntamento, dobbiamo comunque aspettare la risposta, fare la fila. Invece la cosa bella è che quando comunichiamo col mondo invisibile non dobbiamo aspettare, non dobbiamo fare la fila, non dobbiamo prendere appuntamento, perché la risposta è immediata e la risposta è per noi. Quindi che cosa vuol dire? Che dobbiamo imparare un po' a fidarci, appunto, a fidarci di quello che sentiamo. Quindi a crederci un po', perché se io proprio non ci credo, ovviamente come faccio a trasmettere una cosa a qualcuno se io non ci credo? Se a me l'angelo mi diceva, quando mi diceva: guarda, fidati che ti arriverà questa cosa, io dicevo: dai, non ci credo, e quindi non aprivo il sito dell'immobiliare, sicuramente la casa non la trovavo. Cioè noi dobbiamo fare una parte, perché questo è un altro discorso, insomma si è richiesto anche di imparare a prenderci le nostre responsabilità, di non delegare, cosa che invece spesso da qualche altra parte invece ci viene chiesto di fare, ci viene chiesto un po' di delegare all'altro, invece siamo noi i responsabili del nostro destino, sempre e comunque, sempre, questo sempre, anche se è difficile da accettare o fa un pochino male in certi momenti, però siamo noi responsabili delle nostre scelte, cioè persino la mia scelta, persino il fatto di non vedere, il mio non vedere è una scelta che ho fatto io,
in certi momenti mi fa dannare, perché dico porca miseria, ma che razza di scelta che ho dovuto fare? Ecco, quindi per dire, però è una scelta che ho fatto io e me lo devo ricordare, perché se io non me lo ricordo, che cosa succede? Succede che mi arriva una persona, magari che ne so, fa una cosa che magari quello lo fa perché non so, parla a bassa voce davanti a me, io mi infastidisco e me la prendo con quello, quando in realtà è solo una mia frustrazione. Ecco perché vi dico, è importante quando noi lavoriamo, quando noi facciamo questo tipo di incontro, quando noi andiamo a fare anche una seduta privata, noi dobbiamo sempre renderci conto che stiamo aprendo la nostra vita e che ci stiamo ponendo nei confronti di noi stessi. Quindi, quando a volte ci diciamo, però a me la risposta non... E a me la risposta proprio non mi arriva, non mi arriva la risposta. No, non è che non ti arriva, è che a volte forse non la vuoi sentire, perché se la risposta magari è attento, cerca di capire meglio quello che sta succedendo, e a volte noi vorremmo sentirci dire ti arriva questo, va tutto bene, però cosa dobbiamo fare noi? E soprattutto, è vero che arriva tutto, noi viviamo nell'abbondanza ma non lo sappiamo, però è vero che a volte noi abbiamo una parte nostra sabotante che invece ci fa ottenere esattamente il contrario, e l'angelo che fa? Disattiva poco a poco questa parte sabotante e invece che respingerla, ecco qual è il lavoro degli angeli, invece che respingerla, noi siamo abituati a, come dire, siamo abituati a lottare. Come dire, è come se noi facessimo una lotta, no? Che noi vogliamo buttare giù l'avversario, quindi io ho paura, la paura è la cosa più con cui ci confrontiamo praticamente tutti i giorni, anche se non lo sappiamo, io la paura che faccio, prendo e la respingo, la butto giù, così se n'è andata, no, non funziona così, perché la paura è una maestra, la paura viene a dirci qualche cosa, allora se noi l'ascoltiamo, quella praticamente piano piano si neutralizza, diventa luce e ci fa il regalo, cioè ci dà quello di cui noi abbiamo bisogno, la virtù di cui noi abbiamo bisogno in quel momento, perché abbiamo affrontato le nostre paure, e questo è quello che ci insegnano a fare gli angeli. Gli angeli, diciamo, ora per fare un altro po' di letteratura, gli angeli, quelli sono gli angeli che vengono chiamati, diciamo, normalmente angeli custodi. Io li chiamo angeli guida, ma non solo io, tanti li definiscono così, perché sono appunto queste energie che vengono, che ci vengono affidate spesso da una sola incarnazione, però a volte anche da più incarnazioni. E l'angelo però non è un defunto, ok? L'angelo è un essere che non si è mai incarnato sulla Terra, noi lo diciamo un'altra gerarchia, però gli angeli ci dicono che le gerarchie sono solo delle forme di vibrazione, quindi non è che l'angelo è più bravo, io sono meno bravo, quello è più grande, allora l'arcangelo Michele è più grande, c'ha più potere, no, sono semplicemente delle gerarchie, cioè sono vibrazioni, la vibrazione più alta aumenta, diciamo così, quello che a noi sembra il potere, ma in realtà è solo un'organizzazione vibratoria che serve a gestire determinati elementi sulla Terra o addirittura anche a volte nella nostra vita. Quindi gli angeli guida sono queste energie che ci vengono date da prima della nascita e che fanno un cammino con noi, non ci lasciano mai, però intervengono nella nostra vita solo quando glielo chiediamo. A meno che non c'è una situazione particolarmente difficile in cui siamo in pericolo di vita o succede magari che stiamo andando, abbiamo una cosa che magari dobbiamo assolutamente fare e quindi a quel punto possono intervenire, però c'è il libero arbitrio, quindi se noi non chiediamo loro non intervengono, anzi a volte ci insegnano questa lezione, perché non intervengono proprio perché ci insegnano a chiedere aiuto, perché noi viviamo in una dimensione di grande autonomia, noi siamo tutti fighi se siamo autonomi, indipendenti, non c'ho bisogno di nessuno. Questo è proprio il contrario di quello che succede dall'altra parte nel mondo invisibile. Il mondo invisibile è un mondo che lavora in armonia, in collaborazione, tant'è vero
che quando io ero, diciamo, un po' tra virgolette alle prime armi, per cui dicevo: ma io con chi devo parlare? Con l'angelo, con lo spirito guida, col sé superiore? Ma io non ci capisco niente, ma che è? E praticamente loro mi dicevano: ma non, noi non abbiamo questo tipo di problemi, cioè tu parla e noi a una voce ti rispondiamo, ti possiamo rispondere con il sé superiore, con lo spirito guida, ma l'importante è che sia diciamo, la tua richiesta sia una richiesta del cuore, ci sia la volontà di voler veramente capire, sapere. Però diciamo che questo non mi aveva risolto tanto il problema, nel senso che comunque rimaneva il fatto che io mi trovavo di fronte a tutte queste entità, quindi leggevo, però non riuscivo a capire che cosa volesse dire tutto questo. E quindi ho cercato proprio di esercitarmi, no? Perché poi alla fine la cosa importante è quella, cioè tu si può leggere, si può spiegare, si può parlare, ma alla fine quello che conta è poi il contatto che noi andiamo a stabilire. E quindi abbiamo l'angelo guida, che è un nostro, diciamo, è un protettore, ma è anche un genitore, è come se fosse, si può paragonare come sensazione, ma è sempre molto, come dire, molto aleatoria, nel senso poi ognuno la sente come vuole, si può paragonare all'amore di una mamma. Ma una mamma, cioè proprio una mamma, un amore incondizionato, però una mamma che non ti rimprovera, cioè una mamma che ha questo dono, che non, purtroppo non credo che possa esistere sulla terra, cioè il dono di farti capire che hai sbagliato senza dirti: però visto te l'avevo detto. Ecco, questo non lo fa l'angelo. No, questo l'angelo non lo farà mai, cioè per quanto... Poi sì, quando si lavora con gli angeli ci vengono spiegate tante cose, anche quando noi non le capiamo, poi si vengono a spiegare. Uno veramente, a me è capitato di andare proprio a risolvere dei nodi abbastanza pesanti della mia vita, e gli angeli mi avevano dato delle indicazioni, ma io non le capivo. Cioè, per esempio, quando io ho avuto una relazione molto lunga, questo proprio vi apro questa dimensione personale, non per annoiarvi, ma per farvi capire proprio che siamo appunto esseri umani. Avevo una relazione molto lunga con una persona che mi svalutava tantissimo, e io appunto chiedevo agli angeli: volevo stare con questa persona, volevo stare. E gli angeli mi rispondevano quando è che appunto avverrà questa cosa, e gli angeli mi rispondevano appunto con questo messaggio, me lo traducevo io così: quando imparerai a valutarti nel giusto modo, arriverà per te ciò che è più consono al tuo essere. E io non capivo, dicevo: ma questo, ragazzi, cioè, questo è durato anni, e non vi sto dicendo, non sono cose che si risolvono in un giorno o due, assolutamente, come quando trovi parcheggio, perché l'angelo si può anche usare per chiamare per ottenere il parcheggio, però non è così semplice. E poi la mia vita è cambiata, ho incontrato poi finalmente un compagno giusto, però... Ho capito, e ho proprio rivedendo anche certi atteggiamenti di quest'altra persona, che in realtà non era tanto lui, cioè lui mi veniva attirato dalla mia vita, perché io non mi valutavo abbastanza, cioè io chiedevo questo amore, ma ero la prima a sentirmi non amabile. Ma l'angelo non è che mi diceva: vabbè, adesso tu leggi il libro di Eric Fromm, questo ovviamente, cioè, ti possono dare dei suggerimenti, magari ti fanno trovare un libro, quello può succedere, però la lezione è sempre quella del cuore, e quindi non c'è mai un passaggio negativo per dire: io te l'avevo detto, adesso però non ti aiuto più, no? Cioè, ecco, l'angelo non perde mai la pazienza, non ti dice mai: no, vabbè, guarda, adesso mi hai scocciato, sono 3 volte che mi chiami e mo basta. No, non è così. Non è così, l'angelo è sempre per noi, non si arrabbia mai. E una cosa bellissima, è che l'angelo non interessa se noi crediamo o non ci crediamo. Cioè, a quando poi, se qualcuno farà, diciamo, il corso, impareremo noi a contattare l'angelo, no? Gli chiederemo delle cose. E allora la prima cosa che qualcuno mi dirà sarà: ma sono io che dico queste cose, ma sono io che le penso. E l'angelo ti dice: ma non importa, cioè per me non è importante avere il primato, cioè non è che io devo dimostrarti che sono io, perché io e te siamo la stessa cosa, quindi il confine è talmente labile che non importa, quindi non è necessario credere negli angeli, però diciamo che se ci crediamo abbiamo una marcia in più, ma una marcia in più non perché...
come dire, non perché abbiamo firmato un contratto, per cui più ci credo e più mi arriva la ricompensa, no, è più un discorso di collaborazione. Se io credo in una cosa, se io la sento profondamente questa cosa, io sono più ricettiva ai segnali, al contatto. Se io non ci credo, io ho chiuso una porta, e se non ci credo, come faccio a mettermi in contatto con quella dimensione? Se io voglio aiutare qualcuno e viene da me questa persona, magari quando faccio un contatto, per esempio, con un, magari con un defunto, arriva sempre tramite, io vado sempre tramite gli angeli, poi di questo appunto, se c'è tempo, ne parliamo. E se io non credo che quell'energia sia in contatto con me e con l'angelo, io non posso stabilirlo il contatto, ci devo credere. Quindi se noi vogliamo contattare, diciamo, un amico magari che sta dall'altra parte, la prima cosa è che ci dobbiamo credere e non dobbiamo avere paura, perché se siamo nell'amore, se siamo in una dimensione di cuore, se noi vogliamo semplicemente una situazione d'amore, arriverà il contatto secondo il modo giusto. Quindi magari arriverà un qualcuno che ci aiuterà, ci arriverà un nostro amico ha fatto un sogno, quindi loro trovano sempre il modo. Quindi ci sono gli angeli, che allora pure sugli angeli guida c'è da dire un'altra cosa. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare del libro di Aziel. Ecco, allora, quella lì, questo però è un'opinione, diciamo, personale, da quello che ho sperimentato io, quindi tenetela pure, diciamo, come vi risuona. Se non vi risuona, non succede nulla. Allora, gli angeli che ha definito Aziel, quei due giorni, sono, come dire, come se fossero quasi degli archetipi, cioè, come se fossero gli angeli che fanno capo ai nostri angeli, cioè alle guide che abbiamo noi, ai nostri angeli guida. Però il nostro angelo guida è un'energia del tutto personale, cioè a me tante volte mi viene detto, quando faccio il collegamento all'angelo, che è praticamente uno sblocco del chakra del cuore, più che uno sblocco, un'apertura del chakra del cuore e la connessione proprio con l'angelo, a un certo punto si chiede il nome. E quando si chiede il nome, praticamente non arriva il nome tipo Ariel, Aulia, arriva magari un nome normale, cioè tipo, che ne so, arriva il nome, che ne so, Francesco, oppure può arrivare, ne so, nel mio caso arrivò, quando lo feci io, arrivò tipo Aisha. E questo perché? Perché in realtà gli angeli non hanno bisogno di essere, cioè loro non hanno bisogno del nome, perché sono delle energie così pure, che il nome è una convenzione nostra. Noi non abbiamo un nome realmente, noi siamo delle entità di luce anche noi, però su questa terra abbiamo delle convenzioni. Però a cosa serve il nome? Serve perché quando noi formuliamo un nome, noi stiamo evocando energia. Infatti io non ve l'ho fatto fare, avrei chiesto tutti i vostri nomi, ma ci mettevamo troppo tempo. Ogni volta che si dice il nome si evoca energia. E quindi appunto diciamo che si può partire dall'angelo, diciamo quello di Aziel, insomma quello che fa capo allo zodiaco, però l'angelo, diciamo, guida è qualcosa che è ancora più personale, cioè da quello che ho sperimentato, dalle canalizzazioni che ho fatto, dalle energie che ho ricevuto, attraverso quell'angelo noi ci possiamo connettere agli altri angeli e diciamo è lui che fa il lavoro per noi. Quindi se noi abbiamo bisogno magari di un consiglio di luce sull'amore, non è che noi dobbiamo andare a contattare l'angelo Aniel che fa capo a quei tipi di energie nel giorno, nell'ora. Queste sono cose che chi le vuole fare le fa tranquillamente, cioè non è sbagliato. Però è una via un pochino lunga, io la definisco una via un pochino quasi da energia un pochino più lontana dalla nostra. Questa è un'energia smart, no? Adesso noi abbiamo il cellulare, abbiamo il wifi, e anche gli angeli in questo modo si sono tipo rimodernati, nel senso che il nostro angelo fa tutto lui, quindi non abbiamo bisogno di fare quei tipi di rituali, no? Però se a noi piace, allora lo possiamo fare tranquillamente. Cioè a me, che ne so, a volte mi piace accendere un incenso. Adesso per esempio quando faremo questa meditazione avremo una musica, ma se non c'è la musica è uguale, però la musica può aiutarvi a distendervi, ad avere ancora di più una vibrazione, diciamo, positiva, ma sono tutti aiuti. E quindi
Gli angeli sono delle guide e fanno capo probabilmente a questi angeli di Poaziel, all'angelo dello scorpione, all'angelo del saggio, cioè angeli, fanno capo ad altri angeli perché appunto sono delle gerarchie diciamo vibrazionali di organizzazione, quindi fanno capo sicuramente. Poi ci sono appunto gli arcangeli, che sono delle energie, anche queste di luce, che appunto lavorano, hanno compiti appunto molto più interessanti, ma sono anche esseri multidimensionali, quindi possono stare in più luoghi contemporaneamente, e questo è chiaro. Però, la cosa bella è sempre questa, che noi tramite il nostro angelo possiamo anche farci aiutare da un arcangelo, possiamo anche chiamare gli arcangeli, cioè gli arcangeli non sono come i dirigenti, che praticamente tu per chiamarli, appunto come dicevo prima, devi prendere l'appuntamento e neanche ci vengono. Gli arcangeli sono energie disponibili che si uniformano volentieri a ciò che noi siamo. Ovviamente non si uniformeranno sicuramente ai numeri del lotto, cioè questo è chiaro, non si uniformano a queste cose, no? Non si uniformano, però se noi abbiamo bisogno di una protezione e tramite il nostro angelo andiamo a chiamare l'arcangelo Michele che ci doni questa protezione, l'arcangelo Michele lo fa più che volentieri. Perché non ha il problema del tempo, dello spazio, cioè noi viviamo in una dimensione lineare e quindi noi vediamo il tempo, lo spazio, loro vivono in una dimensione atemporale, aspaziale, in cui loro sono qui e in altri mondi contemporaneamente, ma per noi è difficile, è molto difficile capirlo. Poi ci sono gli spiriti guida, questo abbiamo detto, gli angeli, gli arcangeli, poi non vado oltre i serafini, i cherubini, i troni, quelle sono cose abbastanza, diciamo così, complicate. E poi ci sono gli spiriti guida, che sono invece esseri che si sono incarnati più volte sulla Terra, che hanno probabilmente, abbiamo uno spirito guida principale e anche degli spiriti guida invece, diciamo, secondari, ma anche il possono cambiare i secondari, ma anche il principale nell'arco della nostra vita può cambiare. Lo spirito guida è qualcuno che ha vissuto più vite, ma che non si incarna più, però ha vissuto tante vite, infatti nel contatto energetico la sensazione è quella di un essere umano, cioè come se ascoltassimo un po' i nostri pensieri. A volte infatti è difficile capire quando parliamo con lo spirito guida, perché è talmente, diciamo, come sensazione, sembra quasi che parliamo con noi stessi, in realtà è lo spirito guida, però sono delle energie anche queste potentissime, non, cioè loro si pongono in questo modo sempre per farci apprezzare la vicinanza. Però appunto sono vicino a noi, e però generalmente diciamo sono più, è più difficile per chi magari è profano, è più difficile contattare prima lo spirito guida, è sempre meglio passare per l'angelo, perché lo spirito guida è un essere d'amore, però l'angelo è più, avendo meno accenti umani, diciamo, entra più facilmente in contatto con noi, o meglio siamo noi che entriamo in contatto più facilmente con l'angelo. Comunque non oggi, però noi, se, diciamo, quando faremo il corso di comunicazione con gli angeli, sperimenteremo anche il contatto con lo spirito guida, perché anche lo spirito guida è un veicolo che ci può aiutare, se vogliamo, a contattare i nostri defunti. Quindi l'angelo è una garanzia. L'angelo è una garanzia, sì. È la nostra garanzia. Una garanzia, sì, sì, sì. Silvia, sono le 8 e un quarto. Scusatemi, io ho parlato, non mi sono resa conto, spero di non avervi annoiato. No. Ecco, meno male, facciamo la meditazione. Anche perché abbiamo... Mamma mia, scusatemi. Meno male. No, ti ascolteremo per ore. No, facciamo la meditazione adesso, scusate. Un senso dell'umor molto spiccato che non sì. conoscevo. Gli angeli, questo... sono gli angeli, questi sono gli angeli. Sono proprio, gli angeli hanno un senso dell'umor molto spiccato, anche le guide. È proprio il mondo invisibile che ha un senso dell'umor spiccato, e questa è la cosa, per quello ci sollevano la vibrazione. Senti, quanto dura la meditazione? Guarda, durerà poco, durerà tipo un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Allora... Siccome sono le 8:20, vogliamo fare prima, facciamo prima la meditazione e poi un paio di domande, o prima un paio di domande e poi la meditazione? No, facciamo prima la meditazione, così poi loro si sentono, diciamo, trasportati. Okay. E io dico un quarto d'ora, però guardate, siccome non sono io che decido, potrebbero essere 10 minuti, un quarto d'ora, massimo 20 minuti, però non ve lo so dire perché non sono io che decido, quindi non dura mezz'ora, però non dura un'ora, quindi tranquilli. Va bene. Al limite mi tocchi una spalla io dico okay, hai bisogno di un incenso? Sì, magari se c'è, okay. Una allora, cosa adesso buona. Un secondo soltanto, sì, e sì. Cominciamo a raccoglierci per la sì, meditazione. Esatto. Intanto guardate, intanto cominciamo a fare questo. Cominciamo a
ad ascoltare il nostro respiro. Cominciamo ad ascoltare il nostro respiro. Ascoltiamo semplicemente il nostro respiro per ciò che è. Non preoccupiamoci di niente. Sentiamo semplicemente che stiamo respirando. Tanto siamo aiutati da questa musica meravigliosa che ha una vibrazione angelica altissima, quindi non ci sono problemi. Cominciamo a sentire il nostro respiro. E adesso poniamo attenzione un po' ai rumori che sono qui in questa stanza. Sentite che c'è la musica, c'è la mia voce da cui sarete guidati. Io vi darò delle indicazioni, ma voi non vi preoccupate di seguirle alla lettera. Se vi capita, se vedete qualcos'altro, se non vedete niente, se vi addormentate, va bene tutto. Non c'è qualcosa che è sbagliato, ok? Quindi non vi sentite in difficoltà, perché gli angeli comunicano con voi in ogni modo possibile, a volte anche a un livello inconscio, per cui non vi preoccupate di niente. Sentitevi soltanto nel momento giusto, al posto giusto, e sentite che questo è uno spazio vostro, è per voi. Allora, iniziamo a pensare che il nostro respiro arrivi alla pancia. Però non ci sforziamo di mandarcelo a tutti i costi. Magari possiamo metterci, assumere una posizione un pochino, per quello che è possibile, comoda sulla sedia. Se vogliamo aiutarci, poggiamo un po' le mani sul ventre, ma senza preoccuparci di avere questa forzatura. Non deve essere una forzatura. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo a... chi vuole può cominciare a chiudere gli occhi, ma solo se non vi dà fastidio. Se volete restare con gli occhi aperti, fatelo pure, non c'è niente di trascendentale. Diciamo che chiudere gli occhi aiuta a favorire, diciamo, l'interiorizzazione, ma voi fate quello che ritenete più opportuno, tanto gli angeli trovano il modo. Ora immaginiamo che quando espiriamo luce. Espiriamo una luce bianca. E questa luce bianca, ogni volta che espiriamo, ci dà un senso di benessere, di gioia, di pace. E quando espiriamo, mandiamo via tutto quello che ci dà fastidio. Anche che fossero dei piccoli pensieri. Ma attenzione, non lo mandiamo via a calci, no, lasciamo che prenda la sua strada. Quindi ispiriamo e ispiriamo luce, una luce bianca, espiriamo ed espiriamo tutto quello che ci dà fastidio. Mentre facciamo questo, abbiamo una grande sensazione di benessere. Siamo comunque in pace, siamo tranquilli e rilassati, perché il respiro da solo ha già la funzione di rilassarci. Lo ricordo ancora, non c'è giusto e sbagliato. Questa musica ci trasporta. E adesso immaginiamo che dall'alto della nostra testa, in alto proprio al centro, c'è una bellissima fontana. È una fontana a forma di fiore di loto. E questa fontana, invece di zampillare acqua, zampilla luce. E zampilla una luce azzurra che ci accarezza, che entra dall'alto della nostra testa, inizia a accarezzare tutto il nostro corpo. Noi ci sentiamo felici, ci sentiamo trasportati da questa luce. La luce comincia a entrare, questa luce azzurra, dalla nostra testa. Ancora una volta manda via i nostri pensieri.
la luce prosegue e indugia un po' tra le nostre sopracciglia. E abbiamo una sensazione che quando eravamo bambini, che pensavamo alla magia, alle cose che si possono realizzare in un momento. Questa luce azzurra, quando tocca per un istante le nostre sopracciglia, il centro tra le sopracciglia, ci dà questa sensazione che tutto è possibile. La luce continua a scendere e arriva nella gola. E nella gola si porta via tutte le cose che abbiamo detto che non volevamo dire, si porta via quello che non abbiamo detto e volevamo dire, e ci lascia un senso di freschezza, di pace, di silenzio, il silenzio per noi stessi. Piedi, dove esce dai nostri piedi, ma
luce della terra di color marroncino, una fontana di luce sulla testa di colore azzurro. Questi due elementi si fondono nel nostro cuore in una meravigliosa luce dorata. Ora siamo completamente avvolti dalla luce e lo possiamo sentire perché ci sentiamo quasi galleggiare. L'energia è molto alta, ma è un'energia di luce. Siamo protetti, ma siamo anche rinfrancati. E anche le nostre cellule stanno sperimentando una dimensione di guarigione e di amore, perché l'amore è luce e la luce è guarigione. Ora poniamo l'accento sul nostro cuore. Ringraziamo il cuore per tutto il lavoro che fa per noi, lo ringraziamo quando tiene i nostri ritmi indiavolati, lo ringraziamo quando siamo arrabbiati e ci sostiene, lo ringraziamo per tutto quello che fa. E lo ringraziamo per quello che ci dà, perché il cuore è anche un elemento interiore, un elemento sottile, che ci fa sentire le emozioni più belle. E quindi dal nostro cuore tiriamo fuori in questo momento un ricordo positivo. Un ricordo positivo che ci dia una sensazione positiva, ognuno scelga il proprio. Però non vi legate tanto alla situazione, cioè scusate, non vi legate tanto alle persone, ma cercate una situazione positiva, potrebbe essere un animale, un paesaggio o anche una situazione che riguarda le persone, ma respirate la sensazione positiva e fatela passare per il cuore. Una stella molto piccola.
qualcosa di incredibile, perché la stella è quasi come se ammiccasse, quasi come se lampeggiasse e comincia ad avvicinarsi a noi. E più si avvicina e più ci sentiamo bene, come se stessimo ricevendo un amico, una sorpresa, è qualcosa di entusiasmante. La stella si avvicina sempre più ed è proprio davanti a noi ora. Ne percepiamo i colori.
possiamo riconcentrarci sul cuore. Riprendiamo il diamante. Salutiamo il nostro angelo, a cui chiediamo solo per ora di fare un passo indietro. Ci riconcentriamo sul cuore e cominciamo ad uscire da quel diamante. Usciamo dal diamante e a poco a poco il diamante ritorna nelle nostre mani. Ma la cosa bella è che il diamante che è stato nelle nostre mani e in cui è passato anche l'angelo ora è completamente ripulito. Perciò immaginiamo di prenderlo. Ormai è diventato alla forma di una piccola sfera e immaginiamo con delicatezza di porlo all'interno del nostro cuore. Il nostro cuore ora è pulito, vivificato, e se è vivificato il nostro cuore sono vivificate tutte le nostre cellule e tutti i nostri corpi. Siete in piena corrispondenza con il vostro corpo. Due, i vostri pensieri sono lucidi, la vostra mente attiva e voi siete, avete un grande benessere e questo benessere continuerà durante tutta la settimana. Sarete positivi, ricettivi, reattivi e sarete sereni e il vostro corpo sperimenterà una dimensione di guarigione e di luce. Perciò sperimenterà al meglio tutte le sue funzioni vitali. 1. Ora siete qui, siete lucidi, svegli, ma con una sensazione di positività. E quando volete aprite gli occhi e tornate qui. Ci siete? Qualcuno? Com'è andata? Molto comune. Oh, questa è una cosa molto bella perché dove c'è quella commozione c'è emozione, quindi vuol dire che c'è sblocco, quindi è una cosa bellissima. Dove c'è emozione c'è proprio qualcosa che si è aperto, quindi qualcosa che ha cominciato a scorrere. Quindi vuol dire che l'angelo, cioè che siete riusciti proprio a contattare l'angelo, questa è una cosa molto bella. Allora, che ore sono? Mamma mia, siamo stati proprio... Ditemi cosa volete fare, se la condivisione volete fare delle domande, perché abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti e un quarto d'ora, quindi ditemi voi cosa preferite fare. Domande? Facciamo le domande. Ah, vi dico una cosa solo, la parola che vi è arrivata è una parola che è importante per voi e che ha sicuramente un significato per voi. Poi magari se c'è tempo ve ne faccio dire qualcuna e vi spiego un po' che cosa vuol dire, però intanto fatemi pure le domande, altrimenti non ce la facciamo. Possibile. Come ti chiami? Marisa Lì. Marisa? Marisa Lì. Ah, Marisa Lì, sì, dimmi. Hai detto, e ci credo perché mi è capitato tante volte, che gli angeli si manifestano attraverso, non so, dei messaggi, sì, con la radio, eccetera. Possono manifestarsi anche in apparenti persone che incontri e poi, sì, spariscono? Allora, sì, sì. Allora, possono fare due cose. Una che è molto rara, che è quella proprio che cioè tu incontri una persona che appunto poi magari non vedrai mai più nella tua vita ed è questa persona praticamente è un angelo. Però questo è veramente molto raro. A volte invece questo lo possono fare solo gli angeli, non gli spiriti guida. Tramite una persona possono addirittura parlare, cioè magari una tua amica
che è molto ricettiva, può farti un discorso che invece è l'angelo che la sta ispirando. E Marisa, per te, in questo momento che stai parlando, mi arriva un messaggio di incoraggiamento, come per qualcosa che mi viene detto, che non puoi arrenderti, non arrenderti. Non so se questo ti può risuonare, però mi arriva, mentre tu parlavi, mi è arrivato questo messaggio per te. Sì, bravi, aspettate il microfono. Ciao, sono Lara. Sì, che bel nome. Grazie. Mi piace molto il nome Lara. La mia cantante preferita si chiama Lara Fabian. No, il mio viene dal dottor Givago. Sì, mio sì, padre immagino, era impazzito immagino. Per l'attrice. Sì, 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 immagino. Ti volevo chiedere questa cosa. Sì. Gli angeli possono manifestarsi anche attraverso gli animali? Non proprio, però gli animali sono delle creature, questa è un'altra cosa bellissima, che fanno servizio per noi, cioè che ci aiutano ad evolvere. Quindi gli animali diciamo hanno questa funzione, che a volte possono fare delle cose, per esempio se noi siamo, a volte può succedere magari quando siamo magari in un momento difficile, troviamo un cane e quel cane ci risolve la vita, perché quel cane ci è stato dato, perché ha la funzione di aiutarci. E quando poi noi abbiamo finito, diciamo, quando noi stiamo meglio, magari quel cane per un motivo o per un altro se ne va o muore, semplicemente perché ha finito la sua missione. E Lara, invece per te, velocemente, mi arriva questo messaggio di mantenerti in apertura, cioè come se c'è qualcosa che devi mantenere aperto, come quasi di non lasciarti andare a una routine. Mi arriva qualcosa che devi cercare di ravvivare, ecco, qualcosa che deve essere ravvivato, un nuovo entusiasmo, una routine che deve essere un po' interrotta da qualcosa che tu puoi fare. Ok. Ok, ragazzi, non dite i cognomi perché no, non dite registrando. I cognomi. Sì, esatto, tanto non mi servono i cognomi, non allora, ne ho proprio io bisogno. Io vorrei invece chiedere proprio della parola che mi è arrivata. Sì, come posso. Ti chiami? Carmen, sì. Cioè praticamente la parola mi è arrivata prima che tu finissi di contare. Meglio. Ecco perché però io mi sono chiesta, ovviamente, ma sarò io che mi sono inventata questa cosa qua oppure no. La parola, perché io ho questa difficoltà a proposito di cosa dicevi anche prima. Come faccio a sapere che il messaggio mi è arrivato oppure ci metto del mio? Allora, me la sto cantando da sola. No, diciamo. No, me la canto e me la suono, pure io dico questo. Allora, innanzitutto sei molto fortunata, perché se ti è arrivata la parola prima che io che lo dicessi, vuol dire che tu eri in contatto col tuo angelo. E l'angelo, come ti posso dire, cioè non esiste il tempo e lo spazio, quindi io ho seguito una traiettoria che mi hanno dato loro, ma tu eri talmente in contatto col tuo angelo che la parola ti è arrivata prima, quindi questo è già un messaggio che ti dice che comunque tu eri in contatto con lui. E il punto è la sperimentazione, cioè più avanti capirai qual è il senso di questa parola per te, quindi la sperimentazione. E poi anche la serenità che ti dà un certo tipo di contatto, cioè tu puoi anche essere talmente razionale e dirti sono io che mi sto inventando tutto, però la sensazione che tu proverai nei prossimi giorni e quello che vedrai come cambiamento ti farà capire che non sei tu, perché sarai ricettiva, diciamo, a dei segnali, perché sarai aiutata da questa energia. Stefano? Sì. Io più che altro una curiosità. Sì. Quando tu hai percepito per la prima volta Angelo? Io? Sì. Allora, sì, lo devo dire, poi non ve l'ho raccontato. Allora, io ho cominciato, diciamo, allora, non sapevo di percepire l'angelo. Cioè, io ho avuto un'esperienza particolare quando ero molto piccola, avevo 7-8 anni, ero con mia sorella, stavamo davanti a una casa in paese, a un certo punto ho sentito un coro. Proprio un coro, come se fosse un coro lirico, e ho detto ma che bella questa musica. Allora c'è la radio accesa, e sono andata proprio dentro questa casa a chiederla, non c'era radio accesa in quel momento. Mia sorella mi ha detto ma tu sei matta, io non sento niente, e nessuno mi ha creduto, anzi, e quello è stato proprio una specie di situazione traumatica, perché ho detto non dirò più niente a nessuno,
Sì, ecco. E praticamente che cosa è successo? È successo che poi ho scoperto dopo che quella era una dimostrazione di, cioè era una dimensione angelica che stava comunicando con me. E io ho avuto sempre la sensazione di qualcuno come se parlassi con me stessa. Però questo parlare con me stessa era talmente complesso che a un certo punto ho cominciato a interessarmi agli angeli e ho capito che quello che io pensavo che fosse, diciamo, un parlare con me stessa in realtà era un'energia angelica, perché poi facevo le domande, mi veniva risposto, alla fine scrivendo anche mi sono resa conto che quella era un'energia. Però diciamo che è una cosa che mi ha accompagnato a tratti nella mia vita fino ai 14 anni, dunque fino ai 14 anni l'ho sempre avuta, poi da 14 ai 18 si è interrotta perché sai, l'adolescenza, uno non ci vuole pensare, ed è ricomparsa con forza quando ho avuto momenti difficili, momenti profondamente difficili. In particolare c'è stato un momento della mia vita in cui ho pensato al suicidio e in quella circostanza ho sentito la presenza dell'angelo che mi ha spiegato delle cose e quindi, cioè, mi ha detto guarda che se tu fai una cosa del genere non avrai modo di aiutare tante persone. Io ovviamente non ci ho creduto, invece oggi sono qua, quindi meno male che ci ho creduto. Meno male, insomma, grazie. Senti Stefano, per te mi arriva invece che c'hai un po' di confusione in questo momento, ci sono cose che devi sistemare. A livello lavorativo c'è un po' di confusione e a livello anche affettivo, cioè sei un po' come se devi trovare la tua strada. Il punto è che non fare scelte, cioè è vero che devi trovare la tua strada, ma mi arriva per te questo messaggio di non scegliere immediatamente, cioè hai bisogno ancora di darti il tempo di valutare. Ti risuona questa cosa? Ok. Ciao Silvia, ciao. Sono Pamela. Ah, Pamela, che bel nome anche tu. Grazie. Mi sono arrivate due parole. Sì. Una, prima che tu facessi il conto alla rovescia, fiducia. Sì. Sì. E poi onestà. Grazie che me l'hai detto, perché è bello che hai condiviso queste parole. E, allora, queste due parole hanno un significato. A volte si dice che quando arriva una parola, la prima è quella della mente, la seconda è quella tua, ma io ti dico invece che sono tutte e due le parole, sono tutte e due, perché anche tu hai una grande energia. Sei molto in contatto con gli angeli, non so se ne sei cosciente, ma hai proprio hai una grande sensibilità, cioè tu hai avuto... Esatto, infatti. Ecco, lo vedi? Esatto, esatto. A 7 anni ho avuto, che poi è particolare il numero 7, sì, come particolare che è il numero del Cristo, sì, esatto. Il 14 che è il numero dell'angelo. E poi a 21 anni mi è successa un'altra cosa. E quindi, da infatti, un anno e mezzo che ho aperto, come hai detto tu, questi canali, aprirsi. Sì, sì, perché si sente che sei proprio in contatto con queste energie. Quindi fiducia e onestà significa come se ti dicessero, perché evidentemente in questo momento sei un po' sconfortata su dei fronti in cui non c'è molta, non ti senti molto tranquilla, magari anche su alcune persone, su alcuni ambienti, è come se ti dicessero prosegui la tua linea, cioè come se qualcuno volesse forzarti ad essere quello che non sei. Ora non voglio entrare nel dettaglio ovviamente, però è come se mi arriva che o tu o qualcuno quasi che ti stessi snaturando. Il senso di queste parole è non ti snaturare, ok? Ciao Silvia, sono Ciao. Paola. Paola, sì. Volevo chiederti questo, tu prima parlavi del libero arbitrio, no? Sì. Ma è possibile rivolgersi all'angelo e chiedere aiuto per una persona molto vicina? Allora, nel senso, per sì. un'altra, in questo caso sarebbe poi mia figlia. Sì, certo. Allora, tuo figlio è un caso Grazie. Particolare. Allora, quanti anni ha tua figlia? Quasi 17. Allora, diciamo che noi possiamo sempre chiedere aiuto agli angeli per gli altri, no? Però non possiamo chiedere, non è corretto chiedere un aiuto specifico, cioè fa che succeda questo. Ecco, questo non si può fare perché c'è il libero arbitrio e perché noi in buona fede non sappiamo se quella persona ha bisogno di superare quella prova karmica, magari perché deve evolvere. Quindi, però possiamo mandare luce. Ora, nei casi dei figli, ovviamente le mamme che sono collegate ai figli possono chiedere aiuto per i figli, è l'unico caso in cui si può fare.
però chiedi sempre all'angelo di aiutarti a non sostituirti a tua figlia nelle sue scelte, perché ricordati che è sempre un cammino, quindi si chiede aiuto, ci si collega. Questo è un esperimento, un esercizio che faremo poi quando faremo, se qualcuno farà il corso, in cui noi impariamo a collegarci all'angelo dell'altro e chiediamo, più che un aiuto possiamo anche chiedere un consiglio di luce, cioè ci viene detto cosa possiamo fare noi nello specifico per aiutare questa persona. Però sì, puoi chiedere aiuto, cercando però di tenere presente che non sostituirti alle sue scelte. Allora, io sono Patrizia. Sì. La parola che mi è venuta prima è amore. Sì. Dopo il tuo tre era gioia. Dopo il tuo gioia. Tre, dopo che hai contato fino a tre, è arrivata gioia. Allora, la prima parola era amore. Amore. Allora, tu sei una persona che, non dico proprio recentemente, però ha attraversato un brutto momento di scoraggiamento, di sconforto, insomma, hai avuto un momento un po' bruttino. E hai abbassato, diciamo, un po' le tue energie, cioè sei una molto volenterosa, quindi fai tante cose, però sei un po', sai quando uno fa le cose un po' sottotono, un po'... magari ci sono anche persone intorno a te, però sei un po', come ti posso dire, un po' isolata con te stessa in questo momento. Amore e gioia è come se ti venisse detto, guarda che ci sono queste di qualità dentro di te, te le stai scordando, ok? È la paura però, perché il sentire lo so. Le sensazioni degli altri non è sempre bello. Lo so, però a volte sentiamo le sensazioni degli altri perché certe volte, diciamo, è un po' faticoso sentire le nostre, quindi lì bisognerebbe capire nel profondo che cosa ti sta succedendo, perché è evidente che, insomma, c'è anche una ferita, però io adesso non è che posso entrare in tutti i dettagli perché non è neanche giusto nei tuoi confronti, però diciamo che gli angeli ti stanno sostenendo, ti stanno aiutando a sbloccare questa ferita, perché attraverso le sensazioni degli altri c'è una ferita che devi sbloccare. Più di questo non ti posso dire qua, ovviamente. Ciao, sono Nunzia. Sì. Senti, io volevo, a parte che anch'io ho le due parole, coraggio e poi fiducia, prima del numero 3. Io vorrei sapere se è una mia suggestione, perché, diciamo, cerco di mantenere costante il contatto con questa dimensione. Sì. Volevo sapere se è una mia suggestione che quando pongo delle domande o qualcosa, ho bisogno di risposta, ci sono queste piume. Sì, no, non è una suggestione. Questo è praticamente piume bianche, giusto? Questo è praticamente, allora, nella letteratura classica proprio degli angeli, in tutti i libri, che ce ne sono tantissimi di libri sugli angeli, voi leggete che quando arriva una piuma vuol dire che quella è la risposta dell'angelo. Allora, questo ha due significati. Uno è appunto di letteratura, due che se il nostro inconscio elegge quello come simbolo, l'angelo ci manderà quello come simbolo. Se però per me il simbolo è la moneta da un centesimo, io troverò la moneta da un centesimo. Se per me il simbolo è il numero 4, io comincerò a vedere un momento di difficoltà il numero 4, quindi è corretto. Però non è detto che sia per tutti uguale. Questo te lo può, diciamo, manifestare praticamente il quello che succede, cioè lo sperimentare, cioè per dire, io ho un carillon a casa, un carillon antico che non suona mai, cioè non suona mai quando faccio, quando ci sono eventi particolari, praticamente questo evento suona. E per esempio stamattina è suonato, oggi pomeriggio mentre mi prendevo gli anelli è suonato, ho detto bene, questo vuol dire che la conferenza andrà bene. Quindi è un simbolo, non ho trovato piume, quindi, anche perché a casa ho 11 pappagalli, quindi pensate quante piume trovo. Quindi, grazie a te. Buonasera Silvia, ciao. Mi chiamo Gloria. Ciao. E volevo chiederti una cosa, forse banale, ma mi ha colpito molto il tuo ricordo di quando da piccolina sì. ti sei detta non dico più niente. Mi è sì, capitato sì. anche a me, adesso me l'hai rinverdito il ricordo. Come si fa a tornare a contattare quella bimba che invece forse avrebbe dovuto raccontarsi? Allora, tu ce l'hai quella bimba, nel senso che è solo un po', diciamo, in questo momento in particolare un po' soffocata da vicissitudini quotidiane, cioè c'è tanto da fare proprio materialmente nella tua vita in questo momento per te, quindi diciamo che c'hai una scusante, nel senso che quando c'hai tante cose da fare, tante cose da pensare, da organizzare, ovviamente non riesci, no, a contattarla. E si fa a poco, cioè lavorando sul cuore e cominciando a disporsi, diciamo, come se senza, sospendendo il giudizio e anche appunto iniziando a credere, cioè iniziando a dire
questa mattina mi sveglio e sicuramente il mio angelo mi darà un segno. Allora dici, chiedi, dammi un segno che oggi sarà una bella giornata, e ti arriva immancabilmente questo segno, che non possiamo sapere qual è, e praticamente quello è un po' tornare bambini, perché è questo che devi fare, perché i bambini vedono laddove noi non vediamo, no? Quindi ovviamente se tu invece dici no, vabbè, ma io non ci credo, questa è una coincidenza, allora a quel punto tu stai considerando la tua parte razionale. Quindi si fa poco a poco, gradualmente, però questo lo faremo anche quando faremo questo corso sugli angeli, questo workshop sugli angeli, sulla comunicazione con gli angeli. Ciao Silvia, sono Rosa. Ciao. Ciao. Volevo dirti, allora, le parole che mi sono arrivate sono state amore e libertà. Sì, infatti, io... perché tu sei uno spirito libero. Poco prima io ho fatto una domanda all'angelo, sì, quando tu mi hai detto fate la domanda, e quindi io queste parole le trovo collegate, però sono di difficile interpretazione, quindi non so come... Allora, questo è perché tu sei una persona, qui entriamo un po' nel personale, io non so come... Tu sei una persona poliedrica, cioè tu hai tante sfaccettature, sei una persona che, a parte quando poi magari sei stanca, però generalmente hai l'argento vivo addosso, però vuoi anche... stare tra virgolette a certe regole, cioè ti preoccupi di essere precisa. Amore e libertà significa per te in particolare in questo momento, questa è la mia opinione, nel senso cerco di in base a quello che mi arriva, poi però devi sentire se ti risuona, che è vero che esistono delle regole, ma devi tenere conto del tuo modo di essere, che evidentemente in questo momento stai un po', non dico mettendo da parte, ma magari ti stai considerando un po' meno, cioè ci sono delle, c'è un valore, come ti posso dire, c'è un tuo modo di essere che è bello così com'è, e tu è come se lo volessi qualche volta assoggettare a qualche cosa. Non so se questo ti può risuonare. Grazie. Allora, io sono Maddalena. Sì. E prima ti volevo chiedere, tu hai prima... io sono Maddalena. Sì, sì, e... ho sentito. Sì, sì. Tu prima hai parlato degli spiriti guida, no? Sì, sì. Hai detto, se non erro, se non ho capito male, hai detto che gli spiriti guida sono qualcuno che si è incarnato. Sì. E ha avuto una relazione amorosa. No, con... non per forza amorosa, una relazione di vita con te. Cioè, oppure se non ha avuto una relazione di vita, ha avuto una vita, in tutte quelle vite che ha avuto lo spirito guida, ha avuto qualcosa che è in comune a te con questa vita. Sì, sì. Ok, allora avevo capito bene. Sì. Poi le due parole che mi sono arrivate, due parole, una era grazie, sì, e l'altra, anzi tre, pace e abbondanza. Ben male, cioè questo vuol dire che sei proprio in un momento, diciamo, positivo. Allora tu, Maddalena, sei portata... come ti posso dire, la tua energia è molto più sul sacro, quindi tieni presente che tu quando ricevi i messaggi, quando, è come se hai sempre bisogno di un momento di raccoglimento, cioè questa è proprio una tua caratteristica, cioè è come se da queste parole, che non c'entra niente quello che ti sto dicendo, però grazie significa che tu, oltre al fatto che non è solo il fatto che tu devi avere gratitudine, questa è una cosa ovvia, ma il fatto è che tu sei una persona che sa ricevere, e proprio perché ricevendo riesci anche a dare, hai bisogno in certi momenti di raccoglierti per conto tuo, cioè di avere momenti in cui hai bisogno di raccogliere te stessa, cioè come se mi dicessero che hai bisogno di momenti di silenzio tuo interiore, quindi devi prenderti uno spazio tuo, ecco questo mi arriva, devi prenderti uno, hai bisogno di prenderti uno spazio tuo, perché è come se grazie, abbondanza e pace, erano queste le parole, giusto? Ecco, queste parole è come se ti dicessero, guarda, sei in un momento di equilibrio, un momento positivo, però questo grazie in particolare significa proprio che hai bisogno di prenderti un tuo spazio in cui sentire, diciamo, le tue energie, in cui sentire il tuo modo di essere, e sento una forte energia di preghiera vicino a te. Tu sei una che ha molta fede? Infatti, perché sento tanta energia di preghiera, cioè sì, allora è proprio questo, cioè sento energie femminili divine, cioè l'energia del divino femminile vicino a te, quindi sei proprio raccogliti in questi momenti di preghiera che ti fanno molto bene. Grazie.
Mi chiamo Rita. Come? Rita. Ah, Rita, non avevo capito. La parola che mi è venuta in mente è serenità. Serenità. Allora, a parte il fatto che magari in questo momento hai bisogno, diciamo, di un po' di tranquillità, però questo, diciamo, troverai la tua serenità, la parola serenità è abbastanza, diciamo, semplice, ma per te però mi arriva la serenità, lo sai in che cosa consiste per te? Nell'avere più pazienza con te stessa, cioè sei troppo severa con te stessa, sai, perché siccome c'è un'insicurezza, cioè tu sei insicura di fondo, c'è un'insicurezza di fondo che ti porta a non accettarti per quello che sei completamente, quindi vorresti fare tante cose, però poi è come se ti metti in discussione, dici ma chissà se lo faccio bene, ma no. E questa serenità vuol dire datti pace, cioè stai tranquilla che stai facendo la cosa giusta, stai nel giusto, cioè stai serena, proprio come abbiamo sentito dire tante volte, cioè è un modo per dire smettila di rimproverarti. Ciao, io mi chiamo Silvia. Ah, come me, vedi? ho avuto una parola particolare, sì. Cioè mi è risuonato sempre... cioè me l'ha detta fortemente, non so come spiegarti, sì. Che però è linguaggio e quindi non credo di doverla interpretare nel senso letterale. No, nel senso il linguaggio si riferisce a un modo di comunicare. Quando tu parlavi io ho avuto la sensazione che tu hai avuto dei momenti di disagio quando eri piccola, non lo so, delle difficoltà, come un disagio forte, non sto parlando di una cosa così, come se avessi avuto momenti in cui ti sei sentita emarginata o difficoltà a livello familiare. È come se avessi pensato che che sei tu che non sai esprimerti in un certo modo, e invece è come se ti dicessero che imparerai a trovare questa comunicazione, perché è come se nella tua vita non fossi stata paradossalmente abbastanza ascoltata. È come se tu avessi fatto uno sforzo per farti ascoltare, ma non sei stata abbastanza ascoltata, e troverai questo modo di esprimerti, perché se non sono abbastanza ascoltato è anche perché non riesco a esprimermi, quindi troverai questo modo di esprimerti e di comunicare. Quindi il linguaggio vuol dire questo, attenzione al modo di comunicare. Ciao Silvia, sono Stefano. Ciao, io... un altro Stefano. Sì, un altro Stefano. Bellissimo. Grazie innanzitutto per la possibilità di poterti fare una domanda. No, grazie a te. Io praticamente ho un problema per me grande, ma nel confronto... cioè, sono un po' simile a te da un certo punto di vista, ma mentalmente, perché io non riesco a vedere niente con l'occhio della mente. Sì, vabbè, ma non importa. Ho visto che è una condizione clinica che si chiama fantasia, pochi la conoscono. Sì. Cioè la mia mente non riesce a immaginare se non quando sogna. Per okay. Fortuna riesco a sognare, quindi. Bene, va bene. Mi tendo a rifugiare molto, però durante la meditazione quindi io non ho avuto niente. Certo. Ho visto solo nero quando chiudevo gli occhi, non riuscivo a immaginare. Beh, certo, perché se c'è questa cosa. È un blocco magari. Sì, sì, sì. Quindi non so se ti viene qualche consiglio per superare. Allora, innanzitutto la cosa è questa, cioè tu hai bisogno di rilassarti, cioè proprio la parola che mi arriva per te, a te forse non ti è arrivato niente, a me mi arriva proprio relax, cioè sei in tensione, cioè tu sei un'anima che evidentemente hai dato così tanto in vite passate che adesso stai su altri canali, cioè la mente che è la cosa che più ci limita in certi momenti, a te non serve. Quindi stai sicuro che le tue comunicazioni arriveranno da altri fronti, arriveranno magari con un brivido, arriveranno con una sensazione, arriveranno con un messaggio che ti viene in mente il giorno dopo. Però il fatto è che rilassati, cioè non c'è niente di sbagliato in te, e questo è il discorso, cioè la cosa proprio forte che mi arriva è proprio la sensazione, una sensazione che tu ti sei sempre sentito quasi inferiore su questa cosa, cioè io non, in generale proprio non è soltanto questo, e invece a me mi arriva proprio un senso di calore, no? di conforto, di abbraccio, come dire guarda non ti preoccupare perché cioè, ognuno ha il suo modo e quindi troveremo pure il tuo in qualche modo, cioè stai tranquillo. Prego, figurati. Ciao, sono Claudia. Sì. E sono contenta di essere qui stasera. Oh, meno male. Aspetta, se mi dice guarda, stasera la voglio andare al cinema perché proprio. E volevo dire che a me sono arrivate tre parole. Cioè, tante. Le parole che non sono arrivate a Stefano sono arrivate a voi, quindi. Che sono anima, sì. Mondo e poi amore.
questo sì, dimmi. Cosa, dimmi, sì. Dimmi. E volevo chiedere se è possibile contattare l'angelo in sogno, cioè se è possibile vederlo durante i sogni. Sì, 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 perché i sogni sono un veicolo, non ho fatto in tempo a parlare perché ci volevano 5 ore di conferenza. I sogni sono un veicolo, cioè noi quando sogniamo ci spostiamo senza saperlo in altre dimensioni, o a volte ci vengono a trovare. Allora, quando è che noi diciamo generalmente riceviamo dai sogni? O quando siamo tanto ricettivi, oppure al contrario, come per esempio può capitare a Stefano, che quando invece siamo, diciamo, bloccati o quello che è, nei sogni ci liberiamo, e quindi il sogno è il nostro veicolo primario. Diciamo che per te quelle parole anima, mondo e amore significa che può, come ti posso dire, come se dovessi trovare un equilibrio su più dimensioni, cioè come se ti dicessero: guarda che tu puoi essere tante cose insieme, non è detto che devi fare una cosa sola. Quindi se tu magari c'hai, diciamo in questo momento ci sono delle cose che devi decidere, oppure non sai come fare, delle situazioni che non sai come risolvere, come se ti dicessero: guarda che tu hai tante potenzialità e puoi agire su più fronti. Quindi quasi che ti stessi un po' sottovalutando in questo, stai sottovalutando le tue forze. E quindi loro ti hanno dato queste tre parole: mondo, pace, amore, per dire: guarda che c'è tutto, in te c'è tutto. Silvia, grazie, sono Vincenzo, ti ringrazio per la conferenza. E la parola era amore. Sì. E ti volevo chiedere di spiegare un attimo questa dinamica quando riceviamo, diamo. Cioè, mi risulta logico è dando. Dando che si riceve, perché? Ma il ricevere e dare, ecco, questa, cioè l'inverso, diciamo, non è molto chiaro. Perché grazie. Nel momento in cui io, e questa è una cosa molto difficile, è stata difficile anche per me, perché se io do solo, allora imparare a, quando io ricevo, quando io sto ricevendo, io senza saperlo sono in una dimensione di apertura e di accoglienza. Quindi nel momento in cui io sto ricevendo da te, cioè in questo momento io, diciamo, perché ti faccio l'esempio, ma magari non sono così avanti, però io sto ricevendo da te, io sto accogliendo quello che tu mi stai dando, e quindi sto ricevendo un tuo messaggio. Però al tempo stesso, mentre io sono così aperta, sto anche dando a te, perché nel ricevere la tua energia io ti sto dando la mia, perché nel momento in cui do e ricevo sono allineata. Qual è però il discorso? È che spesso le persone non sanno ricevere, è paradossale, ci sono tantissime persone che sanno dare ma non sanno ricevere, perché in realtà danno all'inverosimile e si danno completamente, perché dentro di loro c'è un grande senso di inutilità, c'è un grande senso di inadeguatezza, e io ci sono passata su questa cosa. Quindi che cosa succede? Infatti questo era un po' quello che mi era stato detto dagli angeli, appunto, su quella storia sentimentale, cioè che io praticamente mi davo al mille per mille ma poi non ricevevo. Infatti mi mettevo nella condizione di avvicinare una persona che non mi dava niente, e però io continuavo a dare, a dare, a dare, finché a un certo punto mi sono esaurita, perché ovviamente se tu dai e basta ti esaurisci. Se tu invece a poco inizi a darti, gli angeli ci dicono: datevi delle gratificazioni, fate le cose che vi piacciono, entri nella linea del ricevere, e quindi quando tu cominci a ricevere, tu senza renderne conto apri un canale e cominci a dare agli altri. Cioè voi mi avete dato tantissimo in questo momento, mi avete dato facendomi le domande, mi avete dato che siete venuti qui, e avete probabilmente ricevuto da me, però io ho ricevuto da voi. Quindi è dare e ricevere, è un collegamento. Spero di essermi un minimo spiegata. Ultima domanda. Sì. La diagnosi. Ah, la diagnosi. La diagnosi è che tu sei una persona, diciamo che tu saresti portato ad essere, vabbè, poi questo ne parliamo, ad essere un saggio. Però a volte ti blocchi nelle, come se ti interrogassi, cioè paradossalmente ti interroghi troppo, ti interroghi così tanto che a volte blocchi il tuo flusso energetico. Quindi è come se ti dicessero un po': interrogati di me e vivi un pochino di più. Fai troppe domande. Vabbè, non proprio così, però. Ciao Silvia, sono Emma. Sì. Durante la meditazione mi è successo a un certo punto di non sentire più le tue parole, sì. Stavo benissimo, non so dove ero, non sentivo nulla, bellissimo. E sono, diciamo, ho risentito di nuovo le tue parole quando ho detto: ora l'angelo è davanti a voi. Sì. Va bene lo stesso, anche se mi sono persa in una cosa beatissima. No, guarda, ti dico, non ti sei persa, perché io non so se qualcuno se lo ricorda, forse che io ho detto qualcuno, anche se è in un altro luogo non importa, e quella eri tu evidentemente. No, vuol dire semplicemente che eri in contatto con l'angelo. Tutto qua.
Cioè vuol dire che tu in quel momento hai avuto la capacità di isolarti completamente, di restare dentro l'energia col tuo angelo, quindi non è successo nulla. Cioè, come ho detto, io sono come una voce guida, però poi se voi, diciamo, fate altro non succede niente, anzi è una cosa positiva quella che ti è successa. Cioè non è detto che la parola sia per forza una parola presente ora, magari una parola che ti è stata data interiormente, o una virtù o una qualità, e tu la sentirai nei prossimi giorni. Le sentite le parole? Cara e amore. Questo è molto bello, perché vuol dire che stai facendo come se stai dando cura a qualcuno, cioè sei utile per qualcuno che ha bisogno di te in questo momento. La vogliamo rapire? Ce la teniamo tutti per noi, non diciamo. Porca miseria, c'è il suo compagno, non lo possiamo fare, se no. Fino alle 9 di domani mattina. No, sono contenta, sinceramente, perché ero molto agitata, molto emozionata, l'ho detto anche a loro, io mi emoziono sempre perché non sono cose, ed è giusto che sia così, non sono cose, diciamo, che si decidono, non ho fatto le slide come si fa in ufficio, insomma. Quindi sono molto se avete ricevuto qualcosa, sono veramente molto felice. Ecco, grazie. Grazie a te, Silvia. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Va bene, allora, mi sembra che l'esperienza sia stata molto positiva. Io, al di là del seminario, spero che Silvia ci venga a trovare un po' più spesso. Sì. Adesso sì, sì, sì. Che l'avete conosciuta, anche ditelo anche ai vostri amici, perché lei è un portento. Io perlomeno la sento così, ma mi siete sembrati tutti molto, molto coinvolti e molto concentrati. Quindi grazie, Silvia, perché grazie veramente ci hai dato una serata splendida. No, ci hai donato veramente tantissimo. No, grazie, grazie a voi, veramente grazie. Ti aspettiamo allora? Sì, 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 sicuramente. Grazie. I seminari sono già sul sito, pagina 2, ragazzi, perché rimanete bloccati sull'1, mi dite che non c'è. Andate a pagina 2 se avete desiderio di fare questo percorso con Silvia, che io vi consiglio, io lo farò. Sì, poi magari faremo una presentazione, cioè spiegheremo bene, magari di un'oretta per spiegare il seminario, cos'è, cosa si farà, magari facciamo una presentazione. Faremo una presentazione, però insomma sappiate che siamo già operativi sul sito. Grazie a tutti, ciao, ciao.